E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata ed oggi ho il piacere di intervistare Davide Rossi. Ciao Davide, come stai? Ciao, buongiorno, molto bene. Bene, che ne diresti un po' di fare una breve presentazione su di te a tutti i nostri ascoltatori che non ti conoscono ancora? Certo, allora, innanzitutto buongiorno, sono Davide Rossi, ho fatto nella vita l'attore appunto DJ e sto iniziando come cantautore, da poco è uscito il mio primo brano e A morire ci penso domani, che è un po' appunto il mio biglietto da visita in questo mondo. In quanto comunque parla di me come tutte le altre canzoni, ma parla di un lato di me, una parte di me appunto molto importante che mi ha accompagnato per tanto tempo nella mia vita, ancora mi accompagna, chiaramente accompagna un po' ognuno di noi, secondo me, che è appunto il conflitto eterno che secondo me vive un po' in ognuno di noi giorno per giorno tra il bene e il male. E questa canzone descrive un po' questa parte della vita. Perfetto, senti, com'è che nasce tutto? Ecco, prima mi dicevi che hai fatto anche il DJ, adesso ti sei dato anche come cantautore, ma com'è che nasce questa tua passione per la musica? Ecco. Guarda, tutto è nato chiaramente da più piccolo, avevo 17-18 anni, stavo finendo la scuola e da poco appunto ero entrato nel mondo dell'attore, stavo studiando per quello, stavo facendo appunto i primi film, le prime parti, affrontando le prime parti appunto attoriali e ho incontrato appunto varie persone che mi hanno poi fatto iniziare a scrivere, tra cui Federico Paciotti, un giorno appunto insieme a lui, dai, scriviamo una canzone, già lavorava in questo mondo. E da lì ho iniziato a scrivere, tipo, abbiamo scritto insieme tipo 7-8 brani. Poi, sinceramente, io pensavo non fosse la mia vita, perché comunque io facevo tutt'altro. L'Italia all'epoca comunque non andava a questa cosa di fare più cose. Appunto, se facevi l'attore sembrava che dovevi fare solo quello. Quindi io pensavo farò l'attore per ora, quindi c'è. Cioè, non lo so, è continuato un po' come gioco, diciamo, era rimasta come un gioco finché poi nella mia vita non è subentrato appunto l'amore e quindi una storia importante che mi ha un po' allontanato, vuoi non vuoi, dal mondo dello spettacolo e soprattutto dal cinema. E quindi ho iniziato a scrivere, più che altro per necessità all'inizio, poi è diventato piano piano un mestiere, in quanto poi ho iniziato a scrivere anche per altri, appunto ho fatto un po' l'autore, ho fatto varie canzoni anche per Valerio Scanu, la prima è stata appunto Parole di Cristallo, che ho fatto anche un platino, e quindi da lì ho detto, vabbè, perché fate cantare le altre, alla fine tutto era partito per cantarle io, e quindi niente, Ebbene, così. carissimi ascoltatori, dovete sapere anche che lui è il figlio del grandissimo Vasco Rossi. Che rapporto c'è con tuo padre Vasco? Che rapporto hai con lui? Guarda, con lui ho un bellissimo rapporto, chiaramente non sono cresciuto insieme a lui, quindi chiaramente abbiamo un rapporto da padre e figlio lontani, però abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e lo voglio benissimo, quindi lo apprezzo tantissimo anche come artista, quindi Quindi top. questo, sì, perfetto, perfetto. Senti, volevo chiederti anche, essendo diciamo entrato da un bel po' nel mondo della musica, dello spettacolo, qual è il consiglio che ti sentiresti di dare ad un giovane ragazzo che vuole avvicinarsi a questo mondo, che sia per quanto riguarda il mondo degli attori oppure per quanto riguarda il mondo della musica? Qual è il consiglio che ti senti di dare ad un giovane ragazzo che vuole avvicinarsi oppure un po' a questi mondi, tra virgolette? Beh, il consiglio più grande che sento di dare è di non mollare mai, perché comunque è un mondo che da un momento all'altro appunto ti apre le porte. Non è mai facile, perché comunque anche per me, come vedi, cioè, nel senso,
adesso l'inizio è sempre così. Io scrivo da tantissimi anni, eppure adesso è arrivato il momento di uscire con il mio primo brano, quindi ci ho messo un bel po', chiaramente. Questo è, quindi secondo me la cosa più importante è non mollare mai, crederci appunto, all'inizio inizia tutto come un gioco, è bene che continui così appunto nella tua testa e quando comunque scrivi e quando comunque reciti anche, cioè è bene che comunque rimanga quell'innocenza appunto che c'è quando inizi a farlo, quell'entusiasmo. Ecco sì, esatto, Se bravo. rimane quello fino alla fine, secondo me, se tutte le emozioni, appunto, l'emozione arriva, quindi Esatto, emozione anche bravo. in alto. Perfetto, come ultima cosa voglio chiederti qual è il sogno che vorresti realizzare nella tua carriera, che ancora non sei riuscito a realizzare naturalmente. Guarda, il sogno più grande era iniziare a condividere queste canzoni, quindi condividerle tutte sicuramente, perché comunque. Come ti ripeto, per me non è stato semplice, ma neanche fare questo tipo di scelta. Diciamo che è stata proprio la pancia che ha fatto sì che facessi questa scelta, anche perché per me magari era più comodo fare l'attore, no? Però quando è la pancia, appunto, quando una cosa la senti il bisogno di condividerla, devi farlo, secondo me. Questo è la vita è una, è giusto che ognuno persegua appunto i suoi sogni. Bene, bene, bene. Come ti ho già detto, questa è la mia ultima domanda. Io ti ringrazio veramente di cuore per aver accettato questo mio invito. Ti mando un grande abbraccio e spero che la tua sia una lunga carriera. Questo te lo auguro, ok? Io ti ringrazio Gra tantissimo. grazie Un mille, bacione a Davide. tutti. Grazie mille. Arrivederci, Ciao. ciao.